Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere le equazioni di secondo grado complete, ovvero quelle in cui ho tutti e tre i termini. Quando sono in un'equazione completa, devo risolvere l'equazione andando ad applicare la formula che vedete qui. Questa formula si applica ad ABC, dove ABC sono i coefficienti dell'equazione che nel nostro esempio vi ho colorato. Quindi A da noi vale 4, B vale meno 8, mentre C vale 3. La formula ci dice che la soluzione si scrive x1,2, perché otterrò due soluzioni, è uguale a meno B. Da noi B vale meno 8, quindi meno B sarà più 8, più o meno la radice di B alla seconda, quindi 8 alla seconda fa 8 per 8, 64. Meno 4 AC, quindi meno 4 per A per C. Tutto fratto 2A, quindi 4 per 2, 8. Andando a fare i calcoli, più 8 lo ricopio. Al radicando, cioè quello sotto radice, andando a fare i calcoli anche con la calcolatrice, ho 4 per 4 per 3, che fa 48. Quindi 64 meno 48 fa 16. E se usate la calcolatrice, la radice di 16 fa 4. Tutto fratto 8. Ora facciamo due rami e scriviamo le due soluzioni, una volta col più, una volta col meno. La soluzione x1 l'ho ottenuta facendo 8 meno 4 fratto 2 e l'altra facendo 8 più 4 fratto 2. 8 meno 4, 4 fratto 2, 2. 8 più 4 sopra ottengo 12 fratto 2, 6. Quindi l'equazione di secondo grado completa di partenza ha come soluzioni 2 e 6. Andiamo a fare un altro esempio. Anche questa volta ho un'equazione di secondo grado completa. Vi ho colorato per semplicità quali sono i coefficienti. Quindi in questo esempio A vale 1, perché davanti x alla seconda non c'è niente, è sottinteso 1. B vale meno radice di 12 e C vale 3. Applichiamo la formula. Quindi x12 è uguale a meno B, cioè più radice di 12, più o meno la radice di B alla seconda. Radice di 12 elevato alla seconda fa 12, perché la radice quando elevo al quadrato si semplifica. Meno 4AC, quindi 4 per 1 per 3. Tutto fratto 2A, quindi 2 per 1, 2. Radice di 12 lo ricopio, andiamo a vedere quanto vale il nostro radicando. 4 per 1, 3, quindi 12. 12 meno 12, 0. La radice di 0 fa sempre 0, quindi in questo caso abbiamo un'unica soluzione che è radice di 12 fratto 2. Facciamo un altro esercizio. Questa volta A vale 1, B vale meno 3 e C vale 4. Applichiamo come sempre la formula, quindi x1 barra 2 è uguale a meno B, quindi B vale meno 3, devo cambiare di segno, più 3. Più o meno la radice di B alla seconda, quindi 9, mi raccomando, B alla seconda fa sempre più qualcosa, quindi nel nostro caso più 9, meno 4AC, quindi 4 per 1 per 4, tutto fratto 2A, quindi 2 per 1, 2. Come sempre andiamo a ricopiare più 3 e fare i calcoli qui sotto, quindi radicando. 4 per 4, 16, quindi 9 meno 16 fa meno 7. Tutte le volte che sotto radice ho un numero negativo, questa equazione non ammette soluzioni, ovvero in termini matematici non esiste x appartenente a R. Facciamo un piccolo riepilogo. Abbiamo fatto tre esercizi in cui il delta, cioè quello che abbiamo chiamato radicando, quello che sta sotto la radice nella formula, aveva tre casistiche. Nella prima equazione il delta era maggiore di 0 perché valeva 16. Quindi sotto radice 4, e abbiamo ottenuto due soluzioni distinte, nel nostro caso 2 e 6. Nel secondo esercizio il delta era uguale a 0 e quello che abbiamo ottenuto è una sola soluzione, o meglio due soluzioni coincidenti. Nel terzo caso il delta era negativo, cioè era minore di 0 perché avevamo ottenuto sotto radice un numero negativo, meno qualcosa, e quindi in questo caso la equazione era impossibile, cioè non avevamo soluzioni. Dovete ricordarvi che in un'equazione di secondo grado completa, in base al delta, quindi in base a una di queste tre casistiche, ammettiamo questi tipi di soluzioni. Come sempre, alla fine di ogni video arriva il tuo momento, il momento di mettere in pratica quello che hai visto e fare gli esercizi.
Stacca il telefono, togli le notifiche di WhatsApp, non accedere né a Facebook né a Instagram, concentrati solo sugli esercizi. Dedica 5 minuti per allenarti. E anche per oggi è tutto, continuate ad allenarvi, continuate a fare pratica e vedrete che i risultati arriveranno. A proposito, fatemi sapere in chat come stanno andando i vostri voti e soprattutto se avete qualche domanda non esitate a chiedere. Io sono Monia Tomassini e come sapete il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Iscriviti al canale e non perderti i nuovi video, li caricherò prestissimo.